Siamo arrivati a Mondavio e adesso visitiamo questo centro fortificato, ha 3.797-98 abitanti, comunque è un posto molto piccolo. Tra l'altro è meraviglioso perché d'estate e anche in primavera molte, ci sono queste vacanze estive dei bambini che fanno le famose colonie, no? Vi ricorderete le colonie che una volta c'erano su tutto il viale di Pesaro, i litorali di Pesaro, Fano, Marotta, erano tutte colonie estive dei post telegrafonici. Adesso se si riesce di entrare. No, Raffaele non c'è, purtroppo fa il nome. Tutto finito. Anche quello di Terapia Reggio. Allora il gruppo si ferma un attimino qui. Ci... il nostro gruppo disciplinati no, però magari un po' di attenzione, grazie. Ma io mi aiuto anche con un po' di fotografie, perché naturalmente salendo poi dalla porta principale, questo è il ponte, l'antico ponte levatoio, vi faccio vedere attraverso dei librini che sono, diciamo, pubblicitari, però dove la zona dove ci troviamo, quindi le antiche piantine. Questa è una zona tra l'altro meravigliosa perché, come dicevo, nell'antichità passava la via Flaminia, quindi nella zona che da Fano saliva a Pesaro e terminava a Rimini con l'arco di Augusto, naturalmente partiva da Roma. Quindi era una zona di transito, e il discorso anche delle gabelle con lo Stato Pontificio era perché era una zona molto frequentata, tra l'altro dallo Stato Pontificio, dai Borgia. Pensate, queste sono tutte zone che sono state conquistate, volute da Cesare Borgia, e conquistate, sì, tra l'altro bombardate, perché nel 1000, questo matrimonio che fu fatto tra la piccola Lucrezia Borgia, all'età di 14 anni, e il signore di Pesaro, Giovanni Sforza, fu celebrato questo matrimonio solo a scopo di interesse pubblico, era per procura, no? Così si diceva. Il matrimonio, pensate, dura solamente 4 anni, perché prima il padre vuole unire questa coppia, questa ragazzina, al signore di Pesaro, poi siccome non era più così di interesse politico,
li fa separare. Lui però fortunatamente è uno dei pochi mariti di Lucrezia che si salva, perché sapete, lei usava con il veleno che teneva nel suo anello, uccideva Lucrezia e Giovanni. Quindi si citano queste zone, si citano la città di Pesaro dove lui è abitato, un palazzo ducale di Pesaro, la villa imperiale che vi ho fatto vedere salendo verso dall'autostrada, e tutti i percorsi insomma che poi Lucrezia, tra l'altro lei non amava Pesaro assolutamente, le faceva, questa è la porta, l'unica via di accesso dove c'era il ponte levatoio, però non c'era il fossato con l'acqua. Ecco, ad esempio ci sono diversi i fossati dove ci sono le rocche di pianura, no? Insomma, voi pensate a Senigallia, era un architetto militare, ecco, questa è la zona in assoluto con il più alto numero di epoca alto medievale, che poi fu riadattato con la scarpatura, come vedete si facevano con il cordolo, che era la struttura che veniva adeguata, come ripeto, alla polvere da sparo. Ecco, questa è la struttura originaria, e poi tutto attorno c'era anche quello che era il dove facevano le esercitazioni, tipo le armi, quindi dove c'erano le armerie, dove ci sono adesso un museo dalla parte dall'entroterra, così avete l'idea di quello che è questa rocca, che è una forma stranissima, mentre sostanzialmente c'è una specie di camminamento. Qui c'era il primo torrione dove ci stavano i soldati, preparavano la bombarda, la palla da fuoco, e poi questa è la struttura a ottagono, che è quella che sostanzialmente vi sto indicando alla mia sinistra. Dagli anni diciamo 60 è stato fatto all'interno della rocca, è stato creato un museo. Quindi non è conosciuto, del 1535, che si chiama Persutti, ed è un po' diciamo una scuola di fetti. Come? Grazie. No, volevo prendere la rovina. Ecco, adesso è a posto. Allora, questa era in origine una chiesa, la facciata è rimasta tale così, vieni, con poi viene costruito, sostituito come si chiama Teatro Apollo, e volevo dire che nella nostra regione, ma soprattutto nella provincia di Pesaro-Urbino, abbiamo il più alto numero di aree antioiene, signori che sta sopravvarmi lo potrà dire, piccolissimo teatro creato dalla Rocca con un sipario ricostituito di un artista milanese chiamato Angelo Monticelli, che effettuò questo sipario nel 1818 in occasione dell'apertura dell'antico teatro, così come si chiamava.
E poi è fatto già con Pesaro, pensate, Iesi, diciamo, per volere, sul Delmato ci sono dei teatri con le stagioni teatrali, la stagione del Rossini Opera Festival che si tiene da l'8 di tanto che spara pericoloso, perché qui c'è anche un e lì No, dopo non voglio.
che mi ricordo solo. Ma già che te la metto. Per cui sta morto. Questo uomo con Leo erano due perseguitati cristiani, si sono fermati a Rimini a rifare il porto perché era stato distrutto da un bombardamento, scusate, da un terremoto, mamma mia, da un terremoto, scusate, è tutto diviso in 9 castelli, quindi 61 km quadrati e dentro ci sono 9 castelli che sono 9 piccoli comuni, ogni castello ha il suo capitano con la sua giunta. Adesso aspettiamo un attimino che gli altri vanno, poi vi, lo so che è brutto di dire, vi attraversiamo, andiamo al sole però. Ci sono delle targhe al muro, una di qua e una di là, le vedremo dopo, e praticamente sono i nostri vecchi stati. Non venivano chiuse, non c'era mai gente quella volta. Si chiudevano le porte a una certa ora e si doveva rimanere qua. Invece c'è una targa più grande che quella là, quella di metallo, che c'è scritto che nel luglio del 2008 San Marino è entrato a far parte del UNESCO e poi c'è stata molto più dal 301 d.C. La seconda, perché San Marino ha una pietra che si chiama Arenaria, che è stupenda. La terza, perché San Marino comunque ha queste cisterne. Cisterne sotterranee, ce ne sono 7 nel centro storico e sono state fatte perché non c'era l'acqua. Quindi noi raccoglievamo l'acqua piovana e quest'acqua comunque ci serviva per vivere. Dopo una determinata ora doveva rimanere qui. Adesso vi volevo spiegare un attimino che lì c'è un'aquila, adesso la vedremo magari quando ci accompagniamo un po'. C'è un'aquila che è stata regalata dai veterani amici nostri e soprattutto i suoi. Quindi noi guardavamo se c'erano i malatesta che ci attaccavano o andavano addirittura a rompere le scatole e a prendere il piombo. Sì. Alla vostra destra. Ci siamo fermati qua perché veniva un gruppo di monaci, una volta i monaci che si firmavano con il lasciavano l'emblema, ognuno di loro sceglievano l'emblema, dicevano le stelle, lei sceglieva la stella, le facevano un fiore, lei sceglieva il fiore, ecco. Avesse tante cose firmate con la gente del posto più. A parte questo, cosa è successo? Che la ha scritto che San Marino la bla 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 inseguiva Garibaldi le armi tedesche. Nel 1960 San Marino ha guardato hanno detto avremo altri effetti che togliete il nostro nome. Tanto abbiamo tolto tedeschi e adesso austriaci. 10 anni dopo le belle arti hanno detto no, perché è stato uno sbaglio culturale, la gente in quel momento lì non aveva la cultura di adesso, chi andava a scuola, pochissimi. Quindi i scalpellini hanno scritto tedeschi perché chiunque parlava tedesco per loro era geloso. Lasciate tedeschi, quindi vedete che è stato
siamo più. Quando mai lo vedi così? Perché in quel periodo avevano i soldi, invece di farlo in stile umile come il resto, l'hanno fatto via in stile neoclassico. L'altare invece, sotto l'altare c'è la tomba di San Marino, incastrata dentro la roccia, con i resti del corpo. Perché dico corpo? Perché i resti della testa li hanno messi dentro una struttura di argento che vedete nell'altare solo se qualche dell'altare. Adesso andiamo dentro e facciamo poi devo guardare.
Stellino, forse saranno entrate qui dentro. C'è le scarpe. Piccolissimi centri di origine medievale e rinascimentale, perché poi tutti sede nell'antico ducato di Urbino. San Leo in sé è un borgo assolutamente piccolo, è tutto qua. Logicamente però c'è poi il comune di San Leo che è molto grande, con quasi 4.000 abitanti. Come ringraziamento a San Leone, che è quel santo che insieme a San Marino scende dalla Dalmazia per evangelizzare questi territori. Quindi San Marino, avete visto, il Monte Titano, e San Leone si ferma su questo che è poi chiamato il Masso Leontino. Perché fino all'anno scorso era preso Rondino, adesso è Rimini. Fino all'anno scorso era Marche, adesso è Romagna. C'è stato il passaggio. I comuni della Valmarecchia, i comuni che stanno su questo fiume, hanno deciso un referendum popolare di passare alla Romagna. Dove c'era il tempio di Giove Caretto, che sarebbe poi il centro del mio paese, dove sarebbe stato portato. No, entrati quindi nella fortezza di San Leo, in questa fortezza che vi dicevo è stata descritta come naturalmente munita, perché appunto avete visto questo masso roccioso dove l'unico ingresso questo, l'unica possibilità, e addirittura c'era fossato e ponte elevatoio, fossato senza acqua perché dava direttamente sul burrone. In cantina rotonda che ha una scala a chiocciola, questa torre era
era collegato direttamente con... anche perché non era solo campanile, suonare le campane, ma il suono campanario e l'arco meridionale del vescovo era collegato a quello che era il duomo direttamente. Avanti, se vuoi. Ma poi da anche dalla cortile d'onore, quando la fortezza è stata ristrutturata ad opera di Federico da Montefeltro, chiamando l'ingegnere militare Francesco Di Giorgio Martini da Siena, che ha restaurato e ristrutturato questa fortezza insieme alle 136 rocche, tra rocche, castelli e fortificazioni dell'intero Ducato di Urbino. E addirittura qui c'era una sorta di porticato inizialmente. Perché secondo la tradizione, oltre ai gradini, qua poi i due naturali di rocce giù in fondo, c'era all'epoca un pozzo rasoio. Chi sì, era? Non mi ricordo. Quattro mesi, sembra. Come qua la situazione, si vede qualcosa? Allora lì, dentro lì, nella botola lo calavo così. Da dove lo osservavano? Dove? Guarda, tutta la scala che siamo passati prima, non l'hai visto? Sì, ho visto. Quindi era una natura che li consumava. Hanno visto la tortura della gabbia, cosiddetta. Ma chi hai visto quello lì che veniva messo in quella gabbia? Osteria, guarda che qui ti mettevano le mani. Se hai bisogno di andare con la navetta, cercati il posto. Ma no, in discesa vado bene. No. Guarda, con l'imbuto gli mettevano dentro i liquidi bollenti. Intanto noi ci dirigiamo alla navetta. Cambiarci per andare a cena. Andiamo a cena direttamente. Le cavigliere. Allora, là. Yeah.
troppo? Un'avventura che ho vissuto quando ero in India, dove ho vissuto 4 anni. Ha avuto successo nel mio pullman e mi ha detto: raccontala a tutti questa avventura. La racconto perché le signore del mio pullman erano un po' di tanta dure, come mai, ragazzi, sono vecchio, vivevo in India e vi ho fatto amicizia con gli ingegneri indiani dove noi lavoravamo come tecnico, società della Montedison che faceva impianti all'estero. Ho fatto amicizia con un ingegnere indiano che si chiamava Sina, mi ricordo ancora il nome, ma non mi ricordo non tanto i suoi lineamenti, ma i lineamenti della moglie, che era un fiore. Aveva un vestito in sari di una bellezza incredibile, verde, me lo ricordo, e il sari dell'indiano, sapete, lasciano intravedere l'ombelico e poi subito sotto il seno, questo è il loro vestito. Io che ero un europeo ero un po' scioccato, poi venendo in Italia, dove nessuna delle signorine che conoscevo mi faceva mai vedere niente, ma quando mi era ricordato niente, ho dovuto andare in India per vedere l'ombelico. Parlando con questo ingegnere, dico: ma tu, scusa, io ero stato, avevo 30 anni, e dico: ma scusa, ma tu sei sposato, c'hai questa bellissima moglie, già 2 bambini, ma prima di sposarti, sei andato con tua moglie, portata dietro qualche cespuglio, su qualche brandina, ma non scherzi, no, non si parlano di queste cose, no, non ho mai fatto niente. Mamma mia, ho detto io, che ambiente, vabbè, insomma, e hai baciato, lui ha buttato gli anelli, le fedi, dentro nel latte, questo non l'aveva raccontato di me. Ha buttato gli anelli, le fedi nel latte, e io e la moglie abbiamo dovuto cercare le fedi nella bacinella, dove erano le fedi, io con la mia mano e lei con la sua mano. Come l'ho toccata, mi sono sentito andare in giro. Thank you.
siamo Carla, se siamo pochi oggi mi pare rispetto invece al gruppo. Come ieri, 43-43. Faticose questi borghi che avete sì. visitato. Non sono romani, non sono borghi romani, cioè non sono municipi romani, anche se sono stati fondati nel periodo romano, ma vedete ovviamente in piena decadenza dell'impero romano. Sono stati fondati in collina, l'area rinascimentale che è nella parte alta, che andremo a visitare in corrispondenza del Palazzo di Carlo, le mie spalle, è stato pubblico proprio da questo palco, dove è venuta adesso la parte di questo non fa male, è talmente piccolo. Ho filmato uno. Thank you.
state tutte seguite a Vincenzo, si trasferisce un filo ovviamente per un filo che si trova da lavoro, se già non c'è proprio la sfruttate allora, da cultura e di mezzo, tutto la cura, questo è il mio amico. Tutti i miei fermi non so quelli che erano nel Rinascimento ovviamente. Allora, visto che là c'è già no. Sacrestia all'interno della quale ci sono le morti.
poi la mandibola che si lascia andare. Aveva il compito di assistere e seppellire condannati a morte, handicappati, cioè tutte quelle persone che non avrebbero avuto una dignitosa sepoltura. Ho premesso questo perché i corpi che vedete sono di questo genere qua. Questi sono stati riassumati dopo l'editto di Saint-Claude di Napoleone del 1804, sepolti sotto le chiese, gli altri venivano sepolti fuori, questi qua erano qua fuori. Sono corpi di persone morte nell'arco del 1600-1700. Tutti e tre sono stati trattati con la stessa sostanza che ha inventato lui là. Dopo la seconda senza bara, semplicemente nulla in suolo, gli ha succhiato i liquidi, bloccando il processo di decomposizione. Il prete poteva farsi seppellire sotto la chiesa, fondatore di quest'altro, però è morto nel 1602. Giorni fa, parlando con il presidente dell'ALLA che gli abbiamo presentato, ancora una volta ha manifestato il suo apprezzamento per quello che sta facendo. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato a questo gruppo. Per primo l'amico Walter Lopresi, che è l'organizzatore. Io ringrazio Salvatore che è assente perché è suo mondo non sta bene. Oltretutto Roberto Scalamandrè è diventato, ha preso il posto di Lamioni all'ALLA, Lamioni era vicepresidente nazionale dell'ALLA e Scalamandrè ha preso il suo posto, quindi abbiamo sempre la vicepresidenza dell'ALLA. Dice, ti prega di trasmettere tutti i suoi saluti. È piccolo e veloce sera. Va bene, ok, tanti auguri.
il gruppo. E ogni anno noi ci lavoriamo, ci danno a fare, pensando di ottenere i risultati che poi ogni anno ringraziamo e riusciamo ad ottenere. Quindi grazie ancora della partecipazione e buona serata. Come diceva l'ingegner Chiacci, per il convegno che si terrà, sono qua. Noi come segreteria del GES con Luigi Perico organizziamo questo convegno che si terrà il 18 e 19 a Bergamo. Io ho già parlato sul pullman numero 3, sul pullman numero 1 e i partecipanti, anche con il pullman 2 e il pullman 4 come segreteria e con Castellanca, con Cammini. Contatti con l'agenzia, ma lavoro diretto fatto da loro e con grandi sacrifici, perché partono, stanno via 2-3 giorni e contattano. Mi auguro anche tante volte, anche qualche volta qualche buco è andata male, e quindi è opportuno che lo sappiate e li ringraziamo di cuore.
No, io a me non servono perché... Senza capelli è caldo. E d'altronde, vai. Se lo usa in dietro per le mani. No, vedi. Di vari tipi di architetture, vari stili dal Medioevo, vedete alle vostre spalle la torre del Guerriero, quella che è stata realizzata dai due fratelli, attorno al quale poi cresce tutto il castello, no? Dalla parte medievale, quando ovviamente le mura erano perpendicolari, non c'era l'utilizzo delle armi, non erano scarate. Ma nessuno si deve avere le corna, erano spiattellate. Anche io mozzavo le teste. Ah, scusate, signora vuole uscire lei? Signora vuole uscire? Sì. Allora scusate, faccia uscire la signora un attimo. Allora, visto che il nostro gruppo è al completo, mi pare, iniziamo anche perché avete visto che ci vuole tanto tempo, ma non le altre sale saranno, ciò che era l'utilizzo reale di queste sale e quello che invece è l'impianto scenografico, no? Perché purtroppo, come vi dicevo, molto è stato danneggiato da questi morandi non accorsi. Quindi l'ingegner Danvecciori che cosa ha fatto? Ha immaginato che non potesse mancare una sala della tortura in una struttura militare, no? Quindi questa è chiamata sala della tortura. In realtà, da un punto di vista architettonico, infatti lì c'era la cisterna, c'era anche il collegamento con il granaio che era sotto il cortile, questo da un punto di vista militare, perché il castello noi l'abbiamo fatto un po' velocemente, a dire il vero, lo vedrete meglio uscendo perché si è cominciato ad arrivare. La cosiddetta porta nuova, che è una porta panoramica, adesso non era così, veramente si pensa che possa succedere di tutto, con altre minacce. Vive come vedi, ma è un tormento. In realtà era una cappella che è stata realizzata dagli Albani, no? Poi vedete l'intonaci, no? Che siamo nei primi del Novecento, 1913-1915, infatti riconoscerete molte opere anche di stile libero. La moglie di Taira Venitori, la vera Giorgio Giannini.
Alle mie spalle potete vedere una riproduzione, si dice, di Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia è arrivata a Gradara nel 1493, aveva appena 13 anni. Era stata fatta sposare dal padre al miglior partito che ci fosse all'epoca, secondo suo padre, Alessandro VI Borgia, che era Giovanni Sforza, signore all'epoca di Gradara e di Pesaro. Nel 1275 Francesca da Polenta dovette sposare Gian Giotto lo Sciancato, lei credeva di aver sposato Paolo, quando si accorse dell'inganno cadde in una profonda depressione e Paolo venne a rincuorarla col famoso libro Galeotto, la storia di Lancillotto e Ginevra. Dante Alighieri ha tramandato questa magnifica storia nel quinto canto dell'Inferno e in questa stanza si è consumata la tragedia, perché un giorno Gian Giotto irruppe, li sorprese che stavano leggendo e Paolo dava un casto bacio a Francesca, almeno si racconta questo, ma lui li uccise entrambi. Pala di Giovanni Santi o Pala di Gradara. Giovanni Santi, il papà di Raffaello, che era pintor magister, dipinse questo quadro nel 1484. Rappresenta i quattro santi delle quattro parrocchie di Gradara. Guardate bene cosa ha in mano Santa Sofia, il modellino della rocca di Gradara. Quindi vedete che Gradara è così oggi ed era così anche nel 1484. Il nostro capolavoro, Andrea della Robbia, 1484, su commissione di Giovanni Sforza, esegue questa opera meravigliosa, 48 pezzi, è una terracotta invetriata, Madonna in trono con bambino e santi. Molto interessante. Ma sì,
Grazie.